Pronto? Sì? Sì, pronto, buonasera signora. Buonasera, sono Anna da Vibo. Anna da Vibo, buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. E vorrei fare i complimenti a tutti i cuochi. Grazie. Prima di tutto. Sì. E poi volevo dire una cosa. A quella signora di prima che si lamentano che i cuochi lavorano con i guanti, cioè che bisogna mettere, che devono mettere i guanti. Vorrei sapere se queste signore a casa usano quando cucina, usano pure quando. Ecco. Non lo so. Cioè, la cosa è una cosa... Anna, io questo non lo so, però sai cosa posso dirti? Che mi piacerebbe tanto, in questi mesi, sono 9 mesi quasi, un parto che io conduco MasterChef, mi piacerebbe avere tante piccolissime telecamere nelle case di moltissimi dei nostri telespettatori. Nelle cucine dei nostri telespettatori, secondo me, cara Anna, ne vedremmo delle belle, sai? Sì. Ecco, solo questo ti dico, va bene? Perché secondo me in cucina si devono fare le mani nude. L'importante è che siano pulite. È vero, va bene, ecco. Cara, io ti saluto e continuiamo a seguire il secondo piatto. Vorrei dire un'ultima cosa. Certo, cioè, prego. Sicuramente è una cosa giusta, perché magari chi mette queste leggi, queste cose, tutela. Certo, è ovvio, cioè, certo. Il cittadino, però bisognerebbe andare a vedere negli uffici sanitari, negli ospedali, cioè le cose più importanti per vedere le pulizie che ci sono. Va bene, grazie cara signora, grazie. Noi la ringraziamo. Dobbiamo portare proprio le piccolezze, capito? È vero, a volte sì. Io continuo con la preparazione e ti saluto. Ciao, grazie cara. Complimenti. Grazie mille, grazie. Allora, stiamo procedendo su due fronti. Gianfranco cosa sta facendo? Allora. Adesso facciamo un'incisione al pesce spada, che così andremo a mettere il ripieno dentro. Quindi a riempirla. Facciamo un'incisione, tagliamo... Sì. Quindi è un'operazione un po' complicata questa, questo volevo segnalare. Abbiamo chiamato la ricetta tasca di pesce spada perché andremo... Tasca, perché andremo a riempirla. Mentre invece Carlo, da quest'altra parte che mi è sfuggito nuovamente, cosa sta facendo? Sto pulendo la liquania, poi andarla a sbollentare, poi... associarla al nostro piatto. Sì. Ok, quindi stai semplicemente facendo questo, così ci siamo tranquillizzati su ciò che state facendo. L'uso in cucina delle erbe spontanee, Simone, vedi, è diversificato molto da provincia in provincia, proprio perché appunto è legato alle tradizioni culinarie dei singoli paesi, dei singoli posti. Infatti non è un'erba comune che viene consumata nel Cosentino, mentre loro nel Reggino di questa ne fanno largo uso e consumo. Sì, è vero, noi le erbe aromatiche le abbiniamo tantissimo con il pesce, con la carne, con gli insaccati e così via, quindi ecco qui. Signora? Sì, pronto, un secondo, un attimo soltanto, cosa stai facendo? Adesso, una volta fatta l'incisione, lui deve salare anche all'interno del pesce, quindi ha messo sempre il nostro famoso sale profumato, sale aromatizzato, come vogliamo... E poi procediamo a riempire, giusto? Sì, riempiamo con la faccia. Allora, riempiamo, no, rispondiamo alla nostra spettatrice. Pronto? Pronto? C'è la spettatrice che mi stava chiamando. Eccola qua, pronto? Non c'è più. C'era, ma non c'è più. Va bene. Continui a spiegare. Volevo un po' spiegare un po' anche qui... Nella varia ingredientatura abbiamo cercato di connubiare alcune cose, per esempio questo è un formaggio pecorino con il pesce, eppure lo facciamo. Quindi che cosa gli diamo? Diamo risalto di gusto a questo pesce spada che già per sé ne ha tanto, mettiamo una farce, quindi le biete che si coltivano sul territorio diciamo marino, i funghi che ci andiamo in collina, in montagna, il pecorino che è fatto... diciamo dai nostri pastori, che questo è un formaggio sempre all'interno, in modo che durante la cottura sprigiona, si fonda e si unifica a tutto il resto degli ingredienti. E verrà molto saporito, vero? Bene, bisogna dosare bene un po' la situazione, cercare diciamo di non riempirlo troppo, certo. Va bene. Quindi, anche adesso... il primo piatto molto gustoso. A proposito, non l'ho chiesto. Era gustoso, giusto un assaggino piatto, abbiamo visto, una piccola porzione. Ho apprezzato molto il fatto di aver messo le uova nei fusilli, appunto perché con questo condimento, con il condimento del pesce spada, diventa
più delicato, perché il fusillo fatto solo di farina, di grano duro, lega benissimo con sughi di carne, condimenti molto più impegnativi. Invece con il pesce ritengo sia più armonioso, più delicato il gusto, quindi è stato un ottimo suggerimento quello di inserire le due uova nell'impasto. Ma se possiamo dire qualcosa, noi nelle ricette, tante volte ormai tantissime ricette vecchie, le rispolveriamo tutte. Qui per esempio abbiamo messo l'uovo e un'altra preparazione, abbiamo messo un altro tipo di formaggio oppure qualcosa. Quindi le ricette in linea di massima, per forza di cose, per nostra volontà, per nostre abitudini, sono tutte leggermente spolverate. Vengono innovate. Per esempio l'olio che noi adesso, diciamo, cioè, non può mai essere l'olio che si faceva. Ormai l'olio ha una sua, diciamo, un suo processo nella lavorazione, quindi anche quello è stato un po' rispolverato, quindi tutto avviene in questo modo. Quindi possiamo iniziare la cottura? Gianfranco stava facendo, uno gliel'ho fatto fare, l'altro invece l'ho bloccato. Andiamo a chiudere la nostra tasca di pesce spada con uno steccone da 15 centimetri circa. Poi dopo in fase di assaggio verrà tolto. Adesso ci serve perché adesso possiamo andare a fare la cottura. Lei lo vuole gustare Ma sicuramente il pesce spada. Lo spiedino rivediamo. Andiamo avanti. E allora, ma devo dare anche un giudizio in merito ai nostri chef della preparazione dei loro piatti. Giusto. Tu ti sei sacrificata con il dolce, ho visto che hai apprezzato molto. Ho apprezzato, è vero. Gianfranco, chef. E allora, procediamo in questo modo. La padella è già sul fuoco. Questo non le serve, vero? No. Ecco. La padella è sul fuoco, adesso la tasca di pesce spada nel suo crudo è pronta. Adesso dobbiamo procedere per la cottura. Quindi olio d'oliva, come sempre, aromatizziamo l'olio con uno spicchio d'aglio. Qui siamo sempre... leggermente schiacciarlo, lasciarlo... Lui ci sfugge un po', ci sfugge. Qualcuno qui è preoccupato su che cosa sta facendo Carlo, ma l'abbiamo già ampiamente spiegato. Sta semplicemente smollettando questa verdurina che abbiamo già commentato tre volte, quindi non sta facendo nulla di pericoloso, vero Carlo? Che ha questo colore bellissimo. Quindi lasciamo l'aglio in camicia, in modo che dia solo parziale profumo all'olio, e subito dopo, quando l'olio sarà un po' più caldo, perché adesso rischieremo di... che lo spada si attacchi alla padella, quindi dobbiamo aspettare un attimino. Lui intanto procede con la sua linea. Sì, pronto. Buonasera Simona. Buonasera a lei, buonasera. Buonasera a questi cuochi bravissimi. Grazie signora. Grazie. Buonasera all'avvocato, che vede che ti accompagna bene. Buonasera sì, signora, avvocato, buonasera. Sì. Abbastanza. Buonasera, avvocato. Ha visto che bei piatti che stiamo preparando? Sì, Simona, io con quella ricetta che avete fatto adesso, che ci faccio la frittata. Certo. La conosce? La Liconia, giusto? Sì, la conosco, la vedo. Buonissima la frittata, buonissima. Qui vicino a noi alla crocetta Cotenza. La crocetta è alta la sua, quindi io ci faccio la frittata, voi magari ci fate altre cose. No, si fa, no, facciamo anche quella. Noi. Facciamo anche noi le frittatine. E sulla frittata di Liconia ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra pochissimo.